Nacque tutto dalla volontà di Giovanni Paolo II. Durante il suo primo viaggio in Africa nel maggio 1980, Papa Wojtyła lanciò un appello a favore dei fratelli e sorelle africani in pericolo perché senza acqua né pane. Da quell'invito accorato 30 anni fa, il 22 febbraio 1984, prese vita la Fondazione Giovanni Paolo II per il Sahel, affidata al Pontificio Consiglio Corunum. Obiettivo: dare un aiuto concreto alle popolazioni di Burkina Faso, Capo Verde, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal e Chad. Facciamo un bilancio dei 30 anni di attività col cardinale Robert Sarà, presidente del Pontificio Consiglio Corunum. Il lavoro è molto positivo, anche se dobbiamo sempre fare di meglio, ammigliorare, ma io penso che è molto positivo, soprattutto quanto si vede i numerosi progetti che ha mandato la Fondazione, che ha realizzato la Fondazione in questi ultimi anni. E per dare un esempio, per esempio nell'anno 2013 la Fondazione ha realizzato 131 progetti e dunque vuol dire che è un lavoro molto importante per soprattutto lottare contro il deserto, per migliorare l'agricoltura, formare la gente e dare più responsabilità alla gente che prenda il suo futuro con l'aiuto naturalmente della Fondazione. Significativo l'impegno della Fondazione 2 anni fa per far fronte alla siccità nel Sahel. Monsignor Giovanni Dal Toso, segretario del Dicastero. In base a dati che noi abbiamo ricevuto proprio nei giorni scorsi dai competenti uffici delle Nazioni Unite, ci risulta per esempio che dal 2004 fino ad oggi siano cresciute del 430% le necessità finanziarie legate alle questioni umanitarie nel mondo, quindi parliamo a livello globale. Detto questo, devo dire che il Sahel resta una delle zone più fragili del mondo, del pianeta. In questo senso penso che l'atto di Giovanni Paolo II è stato veramente un atto profetico. Perché è una delle zone più fragili del pianeta? Perché noi contiamo più o meno che ogni 3-4 anni, questa è l'esperienza degli ultimi 15 anni, ogni 3-4 anni nel Sahel ci sia una carestia. Dopo 3 decenni, quindi, l'insegnamento di Giovanni Paolo II è ancora attualissimo. Promuovere l'uomo integralmente e dunque nel nostro lavoro, cioè unire la carità e il Vangelo, cioè far conoscere a tutte le persone che il Signore sta vicino a loro nella loro sofferenza, che il Signore ama ciascuno di noi e che non vuole la sofferenza. E per questo la Fondazione sta vicino a loro per manifestare questa compassione, questa vicinanza di Dio.